Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Stiamo in estate ed è periodo di fichi. Guardate che belli. Li andremo a utilizzare per farci un gustosissimo primo piatto, risotto con gorgonzola e fichi. Quindi immaginate la spinta decisa del gorgonzola che si fonde con la dolcezza del fico. Vedrete, sarà eccezionale. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale ed attivare la campanella per vedere i miei futuri video. Iniziamo la ricetta e partiamo dai fichi. 3 a persona di queste dimensioni vanno bene. Se li trovate più grandi prendetene 2. E semplicemente li andiamo a tagliare in 4 spicchi e da ogni spicchio otteniamo dei cubetti. Se volete potete anche lasciare la pelle oppure toglierla, quello va in base ai gusti. Andiamo sui fornelli, tegame sul fuoco che useremo anche per cuocere il riso, mi raccomando deve avere il bordo alto e aggiungiamo un bel giro di olio. Appena prende calore aggiungiamo i fichi, una grattugiata di peperoncino, questo va in base ai gusti, e bagniamo con il mix di acqua e brandy pari peso. Cuociamo per qualche minuto fino a quando vediamo che tutto il liquido si è ben ritirato e il fico si è incominciato a sfaldare. Ed ecco fatto, questa è la consistenza che dovete ottenere, come una sorta di confettura. La togliamo e mettiamo da parte. Un nuovo giro di olio e appena ha preso calore mettiamo il riso e lasciamo tostare per circa 3 minuti. Adesso copriamo a filo il riso con il brodo vegetale, che mi raccomando deve essere sempre caldo. E proseguiamo la cottura per assorbimento, fino a quando il riso non si scopre in superficie. Il riso si è scoperto e copriamo ancora con il brodo. E proseguiamo come in precedenza. Il riso si è nuovamente scoperto, quindi aggiungiamo metà fichi. L'altra metà invece l'andremo a mettere sopra il riso una volta impiattato. Ancora un goccino di brodo, mescoliamo e spengiamo. Per concludere mettiamo il gorgonzola con il parmigiano. Quindi mescoliamo e facciamo mantecare per bene sciogliendo il gorgonzola. Ed ecco fatto, come vedete è bello cremoso. Adesso lo lasciamo riposare ancora un paio di minuti e poi possiamo impiattare. Il risotto è pronto, provate anche voi a realizzarlo e fatemi sapere come vi viene.